Sicuramente è importantissimo per confermare insieme al Presidente Roberto Maroni la vicinanza di Regione Lombardia al nostro mondo delle università, al mondo della ricerca che è un'eccellenza nella nostra regione. Come ha più volte sottolineato il Presidente Roberto Maroni, noi finiremo questa decima legislatura investendo il 3% del PIL regionale in ricerca e in innovazione. Siamo stati anche la prima regione in Italia ad aver approvato una legge, la numero 29 nel 2016, sul tema della ricerca e dell'innovazione. Abbiamo sostenuto con 106 milioni a fondo per gli accordi per la ricerca e l'innovazione che hanno avuto un effetto leva nel nostro territorio di oltre 200 milioni, hanno dato possibilità di lavorare a 800 ricercatori, ma soprattutto hanno messo insieme, hanno unito il mondo della ricerca, quindi l'università e i centri di ricerca, e il mondo delle imprese. Sono stati presentati a Regione Lombardia 91 progetti, di questi 52 hanno superato la selezione, 32 verranno finanziati al 50%, progetti che hanno come cuore un progetto e un processo innovativo. Quindi davvero tante idee che verranno sostenute da Regione Lombardia, tanti progetti capaci di cambiare la qualità della vita dei lombardi. E noi stiamo seguendo con grande attenzione anche l'evoluzione, chiaramente sia da una parte della legge di bilancio, quindi sperando che ci sia una maggiore attenzione e maggiori risorse per il mondo dell'università e della ricerca, ma in particolare dopo il referendum lombardo, insieme al Presidente Maroni, il Consiglio regionale della Regione Lombardia chiederà appunto al governo, in base all'articolo 116 della Costituzione, la possibilità di avere più materie di competenza appunto delle regioni e maggiori risorse. In questo caso la Regione Lombardia chiederà sicuramente una maggior competenza e maggiori risorse per il sistema universitario e della ricerca in Lombardia. Noi come assessorato alla innovazione stiamo sostenendo in modo molto specifico il rapporto virtuoso tra l'università, i nostri centri di ricerca, che voglio ricordare sono eccellenze non solo in Italia ma anche in Europa, e il mondo delle imprese. La particolarità è che qui in Regione Lombardia abbiamo imprese grandi ma soprattutto medie, piccole e micro che investono in ricerca e innovazione. Abbiamo voluto, come dicevo prima, sostenerlo con una legge specifica, con gli accordi per la ricerca, ma non solo. Abbiamo stabilito all'interno della nostra legge anche un progetto nuovo. Si chiama team di ricerca ed è la possibilità ancora più specifica che medie imprese, piccole imprese possono avvalersi del mondo dell'università per portare sul mercato nuovi prodotti o cercare nuovi processi. Ecco, questo sostegno economico che Regione Lombardia sta dando, abbiamo iniziato con una prima sperimentazione che è andata molto bene nella provincia di Lecco, e questo team di ricerca è un altro strumento specifico a favore proprio delle imprese e delle università. Chiudo ricordando che sono quasi 9 miliardi di euro gli investimenti in ricerca e innovazione, quindi investimenti pubblici e privati che ogni anno appunto vengono investiti nella nostra regione.